Un cadavere recuperato in mare, 56 immigrati tratti in salvo e decine di dispersi. E questo è il bilancio assolutamente parziale del naufragio avvenuto ieri pomeriggio al largo di Lampedusa. La dinamica di quanto è accaduto è ancora poco chiara. All'appello infatti manca il barcone che dovrebbe essere affondato nel tentativo di raggiungere l'isola. Il servizio. È giallo a Lampedusa sulla sorte di un barcone ufficialmente naufragato nella serata di ieri a circa 12 miglia dall'isola. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la telefonata di uno dei migranti alla capitaneria di porto di Palermo. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul punto segnalato dai migranti si sono diretti i mezzi della capitaneria di porto e della guardia di finanza che stazionano stabilmente a Lampedusa. Le ricerche hanno collaborato anche alcune navi della NATO. Del barcone, nel quale sarebbero state presenti oltre 100 persone, però nessuna traccia. Le successive ricerche hanno consentito di trarre in salvo 56 persone, tra le quali anche una donna incinta, e nella mattinata di oggi è stato recuperato invece anche un primo corpo senza vita di un immigrato. La dinamica di quanto è accaduto è ancora molto frammentaria. Secondo le prime comunicazioni fornite dagli uomini impegnati nei soccorsi, una decina di naufraghi sarebbero stati segnalati sull'isolotto di Lampione, ma non si capisce se si aggiungano o meno ai 56 superstiti, tutti tunisini già tratti in salvo. In ogni caso, quello che appare certo è che un numero imprecisato di persone è ancora in mare, ufficialmente disperse, ma anche la ricostruzione fornita dai superstiti viene in queste ore valutata dalle autorità marittime, del barcone sul quale viaggiavano i migranti. Come detto, non c'è alcuna traccia, dunque potrebbe essere affondato rapidamente, come non si può escludere che i tunisini siano stati presi a bordo da una nave di scafisti che li ha traghettati fino all'isola di Lampione, facendo poi rientro in un porto della Tunisia. Un giallo questo che si potrà chiarire quando verranno sentiti i superstiti nelle prossime ore. Sul naufragio la procura di Agrigento ha intanto aperto un'inchiesta. Stiamo cercando di capire, ha detto il procuratore Renato Di Natale, se ci siano scafisti tra i sopravvissuti. Al momento, aggiunto, procediamo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma dal momento che una vittima è già stata ritrovata, aggiungeremo al fascicolo anche l'ipotesi di omicidio. Una rapina è stata perpetrata ieri sera intorno alle 19 al supermercato Despar di Via Palma a Licata. Tre malviventi con il volto travisato da passamontagna armati di pistole hanno minacciato una delle cassiere puntandole l'arma al volto. I tre rapinatori, subito dopo aver svuotato le casse, si sono dileguati. Il bottino, da una prima stima, ammonterebbe a circa 15.000 euro. Indagano i poliziotti del commissariato di Licata. Due incendi a Santo Stefano di Quisquina hanno distrutto altrettante automobili di proprietà rispettivamente di un vigile urbano e di un maresciallo dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero appiccato il fuoco alla vettura dell'agente che è stata interamente divorata dalle fiamme. Anche il palazzo davanti al quale era parcheggiato il mezzo in Piazza Europa è stato lambito dal rogo. Il secondo incendio si è sviluppato in via Russell, vicino alla caserma dei carabinieri, dove si trovava la vettura del maresciallo dell'arma. Anche in questo caso il rogo sarebbe di origine dolosa. I carabinieri della compagnia di Cammarata indagano sull'accaduto. A Bivona, ignoti piromani hanno dato alle fiamme un fuoristrada Land Rover di proprietà di un carabiniere, sempre in servizio alla stazione dell'arma di Santo Stefano di Quisquina. Episodi inquietanti e quasi sicuramente collegati tra loro. È stato denunciato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì stato di libertà con l'accusa di furto in abitazione un pregiudicato di 36 anni residente a Canicattì ma originario di San Cataldo. L'uomo, a seguito di accertamenti eseguiti dai poliziotti, è stato riconosciuto colpevole di un furto di oggetti in oro avvenuto qualche giorno fa all'interno di un'abitazione dove lo stesso 36enne stava svolgendo alcuni lavori di tinteggiatura per conto dei proprietari. Secondo le indagini, l'uomo, sfruttando alcuni momenti di libertà rovistato all'interno di una stanza dell'abitazione, rubando alcuni suppellettili in oro, a sporgere denuncia erano stati gli stessi proprietari dell'abitazione. Sono stati identificati i partecipanti alla rissa scoppiata domenica durante la processione serale di San Calogero a Porto Empedocle. Si tratta di 5 persone denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle. Uno dei protagonisti della zuffa era rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra i denunciati anche 2 minorenni. I poliziotti diretti dal vicequestore Cesare Castelli sono riusciti a ricostruire le fasi che hanno portato alla rissa, scaturita da un diverbio nato per motivi di parcheggio.
Cemento depotenziato alle pie Enrico Fermi di Agrigento. Già un anno fa un padiglione della scuola era stato chiuso per problemi strutturali, ma i controlli più recenti hanno accertato che è tutto il plesso ad essere interessato dal problema. Un grattacapo non da poco per la provincia di Agrigento, che adesso deve cercare una sistemazione adeguata per i tanti ragazzi che frequentano l'istituto professionale. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare la soluzione più adeguata nel più breve tempo possibile, dichiara il presidente della provincia di Agrigento Eugenio Dorsi. C'è in ballo l'incolumità degli studenti e questa è la cosa più importante. Adesso, già da domani, inizieremo con una serie di riunioni volte a rintracciare locali idonei per svolgere l'anno scolastico regolarmente. Teppisti in azione a Campobello di Licata nella scuola primaria San Giovanni Bosco. Approfittando della notte, malviventi hanno danneggiato il piano terra con degli estintori di cui è dotato il plesso. I teppisti non avrebbero rubato nulla dell'accaduto, sono stati avvisati i carabinieri della stazione coordinata dal maresciallo Luca Vitobello e la polizia municipale. Recentemente era stata presa di mira la scuola elementare di Via delle Scuole a Ravanusa. Matrimonio con furto tra invitati a Caltanissetta in un ristorante del capoluogo. Ieri, durante il ricevimento, una donna ha chiamato la polizia dopo aver smarrito la propria borsa con all'interno anche una busta con 150 euro, regalo per gli sposi. Gli agenti hanno trovato l'area furtiva ad un altro invitato alle nozze, un 48enne di Zafferana Etnea. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. I carabinieri di Agrigento, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, a conclusione di una serie di verifiche effettuate, hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un imprenditore di 34 anni. Nel suo cantiere, relativo a lavori di manutenzione di un viadotto commissionati dall'ANAS, non erano stati adottati dispositivi per prevenire il pericolo di caduta dall'alto di persone o cose relativamente al ponteggio in uso. Contestate sanzioni pecuniarie per complessivi 1.600 euro. Assemblea pubblica ieri pomeriggio a Racalmuto contro gli aumenti della TARSU. I cittadini chiedono alla Commissione straordinaria di rivedere gli alti costi della tassa sui rifiuti, che costringerebbe i contribuenti al collasso economico. Nonostante siano stati invitati, i commissari non erano presenti alla manifestazione. Così il Comitato Cittadino chiederà un nuovo incontro. In particolare, chiede la revoca della determina che ha fatto schizzare la TARSU alle stelle. Il Comitato Cittadino di Racalmuto, nato dopo la decisione della Commissione straordinaria del Comune di aumentare del 78% la tassa sui rifiuti solidi urbani, con un costo che passa da 3 euro a 5,46 euro a metro quadrato per abitazione. Un tributo tra i più alti d'Italia, che ha fatto inferocire la popolazione scesa in piazza ieri pomeriggio per manifestare la propria contrarietà e pianificare iniziative di lotta civile. Il comitato, che raccoglie dissensi della gente, è stato denominato Articolo 1, richiamandosi al principio fondamentale della Costituzione italiana, secondo cui la sovranità appartiene al popolo. I racalmutesi vogliono pagare il giusto senza diventare i capri espiatori di una gestione discutibile del servizio di nettezza urbana. Dobbiamo subire la tassa più alta d'Italia e per noi è una grave, è una grande ingiustizia, è una follia. Cioè, far pagare in un momento di crisi economica, dove le famiglie a stento riescono a comprare pane, cioè a poter servirsi di quelli che sono i bisogni primari, ma si trovano a pagare, cioè prima dobbiamo pagare la spazzatura e poi vanno a consumare. E noi ci troviamo di fronte a degli errori fatti dalla politica regionale, perché oggi gli ATO sono un fallimento e la protesta parte proprio da Racalmuto, perché adesso vediamo che altri comuni si stanno, diciamo, avvicinando a noi. Oggi però pure il sindaco Raffadale, il sindaco di Portembego, per dire no, noi vogliamo una gestione locale dei rifiuti, perché il carrozzone che si è creato con gli ATO è soltanto uno sperpero di denaro, il denaro della gente. La gente non ce la fa più, è stanca di pagare tasse. Nelle stesse ore in cui si sono alternati gli interventi degli oratori, Racalmuto, oltre al danno, subisce la beffa. Gli alti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non coprono da mesi gli stipendi degli operatori ecologici, e così come negli altri centri del lato AG2, in cui i lavoratori hanno incrociato le braccia, i cassonetti non riescono più a contenere l'immondizia. In piazza Castello c'è la rabbia dei contribuenti, i casi diversi di ogni cittadino. La vedova costretta a pagare cifre a tre zeri pur vivendo da sola, il pensionato che non riesce a capacitarsi di come poter saldare la tassa al lato, il disoccupato che tra i pensieri in cima alle sue preoccupazioni dà priorità a portare un pezzo di pane a casa. Fare questo non si può fare, calare i biglietti, di rettificare di meno di pagamento come ha fatto, deve rettificare il bolletto di pagamento,
Questi sono i problemi, dice uno, perché un zianetto non può essere, dice, noi mi risponde, dice, allunghiamo le rate. Come si allungano le rate, dice, di quanto facciamo? Dice, di trini facciamo sei, non possibile, sempre niente paghiamo, questo è scusare. E ha ricevuto la bolletta? Sì. Cosa ne pensa di questi rincari? È troppo. Non si deve fare così, è troppo, è abuso questo, è abuso. Altri paesi, cupa 1,90, cupa 2,20, e 5,46, non è giusto. Come vede il futuro di Racalmuto? Male, malissimo, non c'è né prospettive né niente c'è. Cosa pensa di questi rincari? Non fare nessuno, e basta. Tra l'altro un servizio che in questi giorni non viene offerto, c'è sciopero, i cassonetti pieni. Tutti pieni, la pizza questa mattina, sì. Non c'hanno ragione, hanno ragione. Come si può uscire da questa situazione? Come si deve sposare questa problema, non potremmo fare nulla. Con 600 euro come si pagano questi? A me se stupisce pagamo a pagare telefono, luce e le tasse che vengono. Ma è una vergogna per questo. Dove si piglia tanti anziani che potremmo andare a lavorare e lavorare non ce n'è più nessuno? Non mangio toccare alla fama a all'antica. Io abito solo, sono solo. E pago 600 euro di munizia. Posso fare manco mezzo chilo di munizia, di bucce di frutta solo? Bottiglie non ne consumo. Non consumo niente, manco mezzo chilo di roba al giorno non la posso fare. Defenestrato dal governatore dimissionario, Andrea Vecchio non è più assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Per il presidente della regione Raffaele Lombardo è venuto meno il vincolo fiduciario con l'imprenditore anti-racket nominato solo lo scorso mese di giugno. Si legge nelle motivazioni che Vecchio ha reiteratamente rilasciato dichiarazioni che, cedendo le proprie competenze, si sono poste in stridente contrasto sia con l'indirizzo politico individualmente perseguito da alcuni degli assessori, sia con le scelte unitarie dell'organo collegiale di governo, pregiudicando la solidale coerenza dell'azione governativa. L'ex assessore porge una mano adesso il candidato alla presidenza della regione Cateno De Luca. Vecchio, essendosi affrancato dalla Lombardita, dichiarato il leader di Rivoluzione Siciliana, merita la nostra incondizionata fiducia e, se lo ritiene, sarà il nostro candidato capolista nella provincia di Catania. I costruttori edili siciliani incontreranno tre ministri per rivedere il patto di stabilità con lo scopo di sbloccare risorse pubbliche per il rilancio dell'economia. L'ANCE teme che la regione, in vista delle imminenti elezioni, possa dirottare gran parte dei pochi fondi disponibili su categorie improduttive. Il servizio. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili, dopo la forte sollecitazione dell'ANCE Sicilia, ha chiesto un incontro urgente ai ministri dell'Economia Vittorio Grilli, della Coesione Territoriale Fabrizio Barca e dello Sviluppo Economico Corrado Passera per accelerare un'intesa tra Stato e Regione Siciliana sulle esenzioni e sulla razionalizzazione dei criteri del patto di stabilità per l'isola, affinché l'economia regionale non sia ulteriormente soffocata da meri concetti ragionieristici che bloccano l'utilizzo di ingenti risorse pubbliche disponibili e destinate a sostenere investimenti e sviluppo. Al di là dell'apprezzamento per i contenuti positivi dell'incontro fra l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao e la ragioneria generale dello Stato, spiega il presidente di ANCE Sicilia Salvo Ferlito, esprimiamo forte preoccupazione sui tempi indicati dalle parti per la definizione di una soluzione che sblocchi i cofinanziamenti europei, i fondi FAS e quelli della protezione civile. Tempi troppo lunghi, quasi normali, aggiunge Ferlito, assolutamente non adeguati e non compatibili con l'attuale stato di gravissima emergenza economica e sociale della Sicilia, che non ha torto molti dei nostri associati definiscono di guerra. Non possiamo accettare questi tempi della politica, conclude Ferlito, soprattutto perché a breve tutti i politici saranno di fatto impegnati in campagna elettorale e si preoccuperanno solo di garantire col poco denaro in cassa i precari e le clientele improduttive. Dunque per le attività produttive sane non ci sarà più possibilità di ottenere il varo di provvedimenti concreti capaci di farci superare la crisi e di sostenere l'occupazione reale.
La Giunta regionale di governo ieri pomeriggio ha affrontato il tema delle risorse e dei progetti per la forestazione che sono stati approntati e consentiranno gli interventi nel patrimonio boschivo siciliano entro la fine dell'anno. È stato affrontato anche il tema della cooperativa Agroverde di Gela relativa al polo agroenergetico Serricolo, autorizzando l'istruttoria di competenza dell'assessorato all'energia. Sono stati inoltre finanziati gli interventi che consentiranno l'apertura regolare dell'anno scolastico nelle scuole siciliane. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stato pubblicato il decreto assessoriale delle risorse agricole e alimentari contenente le procedure per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte. Il decreto prevede che i finanziamenti agevolati concessi dalla CRIAS in favore delle imprese agricole, deliberati prima dell'11 maggio scorso per la formazione delle scorte, sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere e che al termine del periodo di sospensione le stesse imprese possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento per un periodo non superiore ad un anno. Le richieste si presentano entro e non oltre il prossimo 21 settembre. I sindaci di 18 comuni agrigentini si sono riuniti ieri mattina a Joppolo Giancazio per ribadire ancora una volta la contrarietà di tutte le comunità rappresentate alla consegna degli impianti e delle reti idriche alla Girgenti Acque. I comuni porranno in essere ogni iniziativa al fine di impedire la consegna delle proprie risorse e dei propri impianti ai privati. Nonostante manchino poche settimane al voto per il rinnovo dell'ARS, dichiarano i sindaci, con un provvedimento assolutamente legittimo il governo regionale tenta di vanificare l'esito referendario che ha visto gli italiani a grandissima maggioranza esprimersi per il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. Tutti i sindaci hanno deciso di impugnare il provvedimento di nomina del commissario ad acta e di organizzare sin da subito, insieme ai rispettivi consigli comunali, numerose manifestazioni in tutte le comunità interessate, chiedendo al presidente della regione, all'assessore all'energia, la revoca del provvedimento. È stato avviato ieri sera nel corso del Consiglio Comunale di Agrigento l'iter per l'approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria che contiene le aliquote e le detrazioni per l'applicazione per il 2012. Dopo l'approvazione dei primi due articoli, dopo necessari ed utili approfondimenti sulla complessa materia, la Presidenza ha accolto la richiesta votata a maggioranza di rinviare al prossimo 13 settembre la trattazione degli altri articoli del regolamento, molti dei quali emendati. Ha giurato davanti al sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto, al segretario generale del comune Pietro Rizzo e il neo assessore Gabriella Miceli, che è entrato ufficialmente a far parte della giunta comunale. Coniugata madre di due figli, Miceli, quarantenne, dirigente di una società che si occupa di gestioni patrimoniali, al suo primo incarico amministrativo. La dirigente collaborava da anni con l'amministrazione di Firetto, curando gratuitamente per conto del comune lo sportello condominiale a disposizione dei cittadini. Il assessore ha avuto le deleghe al decoro urbano e alla polizia municipale. Verrà pubblicato la prossima settimana il bando per la progettazione della canalizzazione della diga Gibesi, e quanto annunciato ieri a Licata l'assessore regionale all'agricoltura Aiello nel corso di un incontro con CISL e CGL. I sindacati si dicono soddisfatti al coronamento di un impegno che li ha visti in azione per anni. Si sta inoltre verificando la possibilità di portare l'acqua della Gibesi a Licata con una condotta provvisoria che, avvalendosi di percorsi demaniali adiacenti trazzere o strade provinciali e regionali per evitare le lungaggini degli espropri, possa smistare le risorse idriche in città ancor prima che sia ultimato l'iter della condotta ufficiale in tempi brevi. Ha chiesto ai sindacati di revocare lo sciopero dei netturbini proclamato per domani il commissario liquidatore della Dedalo Ambiente Rosario Miceli, che ha rivelato nel corso dell'udienza di ieri relativa al pignoramento della ditta Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana come i comuni di Licata, Ravanusa e Campobello siano stati sciolti dai vincoli e possono così trasferire quanto dovuto alla società d'ambito, somme che il commissario si impegna a dirottare sugli arretrati dei dipendenti. Canicattì intanto sta anticipando il mese di settembre, mentre Naro si è detto disponibile a versare le proprie quote. Problemi invece persistono con Licata. Secondo Miceli, il comune amministrato dal sindaco Angelo Graci sarebbe nelle condizioni di poter versare in eccedenza a quanto pignorato e continua a non pagare, adducendo mancanza di liquidità. Il comune di Licata è stato diffidato dalla regione a pagare entro 5 giorni quanto dovuto, conclude il commissario liquidatore della Dedalo. Pneumatici, elettrodomestici in disuso e l'immancabile Eternit, una nuova discarica a cielo aperto alimentata da rifiuti di ogni tipo e sorta a Canicattì, questa volta alle spalle della chiesa di Santo Spirito. Il servizio.
Tornata ad essere copiosamente alimentata la discarica a cielo aperto che sorge alle spalle della chiesa di Santo Spirito a Canicattì, che nelle settimane scorse aveva creato anche una situazione di pericolo quando a causa delle elevate temperature parte del materiale presente era andato in fiamme. Nonostante l'azione di pulizia parziale della zona avvenuta proprio a causa del rogo che investì la discarica, la stessa è tornata da qualche giorno ad ingrossarsi. A preoccupare maggiormente ancora una volta la presenza di numeroso materiale in Eternit, che si presenta in questo caso, a differenza degli altri già segnalati e presenti sul territorio, già sbriciolato con le fibre di amianto che quindi sono libere di spargersi nell'aria a nocumento della salute e dell'ambiente. Oltre all'amianto, altra grave situazione presente in Contrada Montagna è rappresentata dalla presenza di decine di pneumatici lasciati abbandonati lungo il terreno alle spalle della chiesa di Santo Spirito. Ma c'è di più: la zona è stata trasformata in discarica anche di elettrodomestici in disuso, materiale di scarto proveniente dall'edilizia, oltre ad essere abbondantemente ricolma dei rifiuti, diciamo, tradizionali, quelli domestici. La zona, per la gravità delle condizioni in cui versa, richiederebbe una vasta azione di bonifica del territorio in grado di ridare decoro che ad una zona, appunto, che rischia di trasformarsi, in caso di un nuovo rogo, in una vera e propria bomba ambientale. Empedocle in programma il secondo trofeo podistico Mille Passi sulle orme di Montalbano, valido come campionato provinciale FIDAL e campionato regionale Libertas. Il ritrovo per gli atleti è previsto per l'ore 17 in via Roma, con partenza alle 19. Nell'occasione, volontari di AISL Agrigento saranno presenti con uno stand per distribuire materiale informativo sulla SLA, sull'AISLA, e sensibilizzare i partecipanti ed il pubblico sui bisogni degli ammalati e delle loro famiglie. Adesso in chiusura il meteo. Queste le previsioni meteo per sabato 8 settembre. In provincia di Agrigento cielo sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mare poco mosso. In Sicilia le temperature minime varieranno dai 13 gradi di Enna e 23 di Catania, le massime oscilleranno tra i 25 gradi di Enna e 32 di Palermo. Con le previsioni meteo si chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre di averci preferito e vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.